Corrado Messallattari, allenatore della BCC Nepo e Castellana Grotte, un incontro ancora sfortunato quello per la squadra pugliese. Mister, si torna ancora a bocca asciutta in terra di Puglia. È vero, speriamo che possiamo già della prossima partita con un gruppo più completo, tentando recuperare tutti i giocatori, possiamo cambiare o andamento di questo campionato, che è un campionato che è stato veramente molto sfortunato per noi fino adesso. E prima che la cosa diventi quasi impossibile di recuperare, è ora di tentare già della prossima partita in casa fare dei punti per tentare cambiare questa classifica. Non ne gira una a favore di Castellana Grotte in questo momento. È vero, peccato. Io mai avuto così un campionato di non avere, come non abbiamo avuto settimana scorsa e fino a oggi. Oggi Paolo Cotes ha dato un grande contributo, alla fine non c'era più nessuna condizione di stare dentro di campo, ma io già non ho rack a due settimane, così giochiamo con quello che sarebbe il terzo, che è Stefano Patriarca. Lui sta giocando a sei partite di titolare e spero che possiamo piano piano recuperare, perché la ruota deve girare, non si può andare avanti così. Qual è la giusta medicina per uscire da questo momento? Fare dei punti è lavorare di più, avere tranquillità. Siamo fortunati perché abbiamo una società che i dirigenti fino a oggi sono stati vicinissimi a questa squadra, anche se non hanno raccolto quello che meritavano, ma loro sanno che questa squadra sta lavorando e che una ora o l'altra la cosa deve cambiare. Domenica arriva a Modena. È un campionato che tu non puoi scegliere avversari, sono tutti fortissimi. Speriamo che il Natale porti pace e tranquillità a tutta la nostra squadra, e così pensiamo se la partita contro Modena possiamo fare un reincontro con i punti in classifica. Anche a Vibo un bel pubblico proveniente da Castellana Grotte. Sì, i nostri tifosi sono fantastici, noi abbiamo una tifoseria spettacolare che sta appoggiando la squadra anche se la nostra classifica va male, ma loro ogni partita vengono a Palazzetto o vengono qui come sono venuti oggi per dare un appoggio, loro possono essere sicuri che una delle cose che più lascia tutti noi tristi è non raccogliere i punti che tanto loro e i nostri dirigenti lo meritano.